Buongiorno a tutte e tutti e benvenuto a Enrico Fontana che ci introduce Rifiutopoli, Veleni e Antidoti, lo spettacolo che lo vedrà venerdì 16 luglio con l'artista Vito Baroncini dal vivo a Maiano di Sessa Aurunca e online su My Movies. Rifiutopoli, Veleni e Antidoti è la conferenza spettacolo che porta sul palco i testi da te scritti e narrati insieme all'intervento artistico di Vito Baroncini. Come nasce l'idea di Rifiutopoli e quanto è importante divulgare un messaggio di impegno e responsabilità verso il pianeta che abitiamo attraverso uno spettacolo che unisce parole e immagini in movimento? Rifiutopoli, che è prodotta da Cinemobile Foundation, nasce da una suggestione, anzi direi da una telefonata per essere più precisi, di Nello Ferrieri e Elisabetta Antonioni, che mi hanno così provocato, stimolato a provare a scrivere qualcosa che raccontasse l'ecomafia. Ecco, e quindi è il racconto un po' di un'esperienza personale vissuta da giornalista e da dirigente di Legambiente. Rifiutopoli si realizza anche con il patrocinio di Legambiente, ma soprattutto qualcosa di nuovo anche per me, perché quel testo, quelle parole sono state non solo tradotte, accompagnate, introdotte, trasformate in immagini alla Lavagna Luminosa da Vito Baroncini, caratterizzate da un trattamento sonoro che è stato curato da Andrea Basti, dai video originali realizzati per Rifiutopoli da Giuseppe Petruzzelli. L'idea era quella di provare a raccontare queste due facce, no? Del mondo di sotto, dove finiscono gli scarti della nostra vita quotidiana, quella negativa dell'ecomafia e quella positiva dell'economia circolare, con dei linguaggi nuovi, in forme nuove che potessero arrivare soprattutto ai giovani, quindi non soltanto legate al testo, al racconto delle storie negative, ma anche delle storie positive che mi è capitato di incontrare in tanti anni di impegno da giornalista e da ambientalista, ma soprattutto appunto con immagini, suoni, qualcosa che possa consentire a questi contenuti complessi, perché quello dei rifiuti è un mondo complesso, di arrivare quanto è più possibile in maniera semplice, soprattutto alle giovani generazioni. Rifiutopoli entra anche nelle scuole per diffondere l'idea di una nuova economia civile e solidale tra le giovani generazioni. Ci racconti domande e risposte che ti hanno rivolto le studentesse e gli studenti e che ti hanno particolarmente colpito? Beh, sono state veramente tante, dalla Sicilia al Veneto. A me ha colpito molto la competenza con cui mi sono state chieste cose precise. Cosa possiamo fare? Come possiamo denunciare i fenomeni illegali che vediamo? E poi soprattutto le sottolineature negative sui nostri comportamenti, sui tanti gesti di inciviltà quotidiana a cui questi ragazzi assistono, che vedono, fatti spesso anche da persone adulte che dovrebbero essere più responsabili, ma soprattutto la competenza è quella che mi ha colpito di più. La passione e la voglia di informarsi. Rispondere non è mai semplice perché bisogna evitare di essere retorici, generici, perché la genericità non funziona. Magari qualche consiglio buono è arrivato, qualche idea è nata. Mi ha colpito una telefonata recente di un dirigente di Legambiente dal Veneto che mi ha raccontato come proprio dopo Rifiutopoli, nelle scuole, da parte dei ragazzi, si è partita tanta voglia di saperne di più e di essere più attori protagonisti di quella rivoluzione che è legata alla raccolta differenziata, all'economia circolare, che ha molto a che fare con un futuro, un presente, un futuro migliore, soprattutto per loro. Per l'ambiente ognuno può fare la sua parte. Qual è la reazione che Rifiutopoli vuole contribuire ad attivare tra i suoi spettatori? Innanzitutto è una reazione fatta di consapevolezza. Quando raccontiamo con i testi, le immagini, i video, le storie anche più drammatiche delle tante vittime di ecomafia, quelle più conosciute, penso Ilaria Alpi e Mino Rovati, soltanto per citarne due, le tante vittime innocenti di quello che è accaduto e che ancora accade nella cosiddetta terra dei fuochi, delle province di Napoli e Caserta, raccontiamo qualcosa di duro, di difficile da accettare. Uno shock di consapevolezza. E però anche una reazione positiva, un segno di speranza, un forte segno di speranza che attraversa tutta Rifiutopoli, perché davvero con i nostri gesti quotidiani, con le nostre scelte, possiamo segnare una strada in un verso o nell'altro. Se siamo indifferenti e distratti, facciamo spazio alle ecomafie, ai traffici illegali. Se siamo consapevoli, determinati e informati, diamo ossigeno, gambe a quei campioni dell'economia circolare, a quell'Italia positiva, che è fatta di meno rifiuti, di riuso, riciclo, riutilizzo, ce n'è tanta, tanta, davvero ha bisogno di essere raccontata e difesa da tutti noi. Grazie a Enrico che con noi condivide la passione e l'impegno all'azione, dedicato a creare occasioni per conoscere i comportamenti sbagliati e le loro conseguenze, ma anche le scelte virtuose e i benefici che esse generano.
Questo impegno lo rivolgiamo in particolare alle scuole, perché l'educazione e la sensibilizzazione delle giovani generazioni sono la strada per costruire un futuro ecosostenibile. Grazie davvero, Enrico Fontana.